Ormai da tempo quella dei lavoratori delle cooperative, con il rischio anche conseguente per chi beneficia dei servizi forniti con grande professionalità proprio da queste realtà. Abbiamo raccontato già dei problemi queste cooperative, noi cerchiamo di fare il quadro, anche perché l'interrogativo che si sono poste quest'oggi queste realtà è fino a quando si potrà resistere. Paolo Stocchi, raccontiamo qual è la realtà di queste cooperative in questo momento. Innanzitutto stiamo parlando di 17 imprese cooperative che occupano più di 1000 persone, che in questo momento ovviamente si trovano in forte difficoltà, in quanto ovviamente ritardati i pagamenti, oltre la notizia del comune in dissesto, hanno messo in difficoltà soprattutto nei confronti delle banche. Stiamo parlando di imprese che comunque hanno prestato servizi per conto del comune per quasi 2 anni, anticipando i soldi per conto del comune, quindi ecco, voi avete detto che siete praticamente stati una banca per queste realtà, per questi enti, no? Assolutamente sì, stiamo parlando di imprese che hanno avuto il lavoro tramite degli appalti o degli affidamenti diretti, comunque imprese che regolarmente hanno avuto un lavoro, con professionalità hanno svolto questo lavoro. Stiamo parlando di cooperative sia di tipo A che di tipo B, ma anche cooperative non sociali, alcune non sociali. Quindi cooperative che in qualche modo su questo territorio hanno sempre prestato il loro aiuto. Stamattina durante l'assemblea la direttrice del CISACA ha parlato della cooperazione come partner. Ecco, questo è un bel termine, nel senso che la cooperazione è un partner del territorio, è un collante fondamentale tra l'istituzione e il cittadino. In questi anni la cooperazione ha svolto un ruolo di ammortizzatore sociale forte su questo territorio. Oggi si trova fortemente esposta verso le banche, perché anticipando per conto degli enti pubblici ha prestato fideiussioni bancarie per poter avere questo anticipo, e oggi questa situazione che ormai è diventata insostenibile, perché ovviamente le imprese lo sanno, avere un finanziamento ad oltranza da parte delle banche è pressoché impossibile. Quindi la situazione è doppiamente delicata, sia perché perdiamo un tessuto cittadino, non solo di termini di lavoratori, qui il problema è che sì, stiamo parlando di lavoro, quindi di famiglie che traggono risorse da questo lavoro, ma stiamo parlando anche di realtà su questo territorio che hanno fatto innovazione nel campo sociale, no? Cioè, qui a fianco a me c'è Davide della cooperativa Lavoro e Liberazione, che è la prima cooperativa sociale d'Italia, voglio dire, quando ancora non c'era una legge che normava le cooperative sociali. Questo è un territorio che ha una ricchezza da un punto di vista culturale notevole. Tutto questo è a rischio di un colpo di spugna? Noi ci chiediamo se questo è importante, e soprattutto ci chiediamo se è un problema esclusivamente locale o se è un problema a questo punto nazionale. Stiamo parlando di un'emergenza non indifferente. Ecco, un problema che ci si interroga se sia locale o anche nazionale, indubbiamente però a livello locale è ancora più difficoltoso, più problematico, no? Indubbiamente. Beh, l'impatto sul livello territoriale sarà veramente notevole, dovessero queste cooperative in qualche modo subire ulteriori difficoltà. E quindi questo è sicuramente un problema. Immagino solo l'impatto da un punto di vista dell'intervento che si dovrà fare poi sul sociale, nel senso che, voglio dire, in una provincia che è già messa a dura prova da un punto di vista occupazionale, nel senso che emorragie di posti di lavoro su questa provincia ce ne sono stati veramente molti in questi ultimi anni, la cooperazione sociale, che a livello nazionale, statistiche della scorsa settimana, è l'unico comparto che ha tenuto a livello nazionale l'occupazione, oggi per una responsabilità non sua, ripetiamo, non sua, non si parla di cattiva gestione da parte delle imprese, ma semplicemente una fiducia che le imprese hanno dato all'ente locale, in qualche modo oggi possiamo dire mal riposta, però non vorrei essere polemico su questo, però sicuramente non ricambiata. Questo sicuramente. Ecco, intanto, proprio viste anche le modalità con cui Paolo ha raccontato questa vicenda, io vorrei sottolineare come in occasione di questo incontro a Palazzo Monferrato si è anche detto come le cooperative abbiano taciuto fondamentalmente, o comunque siano state a guardare rispettose, attendendo esiti positivi, ma come sia giusto probabilmente anche reagire a questo punto
cercare compattezza e trovare finalmente delle risposte da parte degli enti locali. Io vorrei raccontare queste cooperative perché molto spesso i cittadini non si rendono conto di quanto siano importanti. Quindi Paolo Stocchi ha citato proprio la cooperativa sociale Lavoro e Liberazione e ha anche detto che è la prima probabilmente a livello nazionale. Io saluto di nuovo Davide Truffa e raccontiamo che cos'è, Davide, la vostra realtà. Noi Cooperativa Lavoro Liberazione, siccome ha detto prima Paolo, siamo sul territorio proprio di Alessandria, siamo molto radicati nel territorio da 35 anni quasi. E in questi 35 anni ci siamo occupati di diverse attività. Attualmente le attività che svolgiamo sono facchinaggio, pulizie e il servizio di esposizione e ritiro cassonetti legato alla raccolta differenziata. Prima svolgevamo anche il servizio Spazza City, no? Quello molto colorato con i tricicli che passavano in centro, che con pochissimo preavviso, 3 giorni, ci è stato detto, non c'è stata data la proroga. E, noi in questa situazione siamo veramente molto esposti, perché con Amio fra porta a porta e spazzamento è buona parte del nostro fatturato, senza dimenticare le pulizie che sono legate a servizi come il CISACA e altri servizi pubblici e alcuni vecchi servizi che abbiamo fatto gli anni passati sempre per il comune, quindi verde e altri servizi. E tu dici perché non le cooperative sono state in attesa ad attendere. È vero, noi in realtà non è che siamo stati in attesa. Ma non vorrei fosse frainteso, Davide, cioè è un atteggiamento assolutamente coerente, rispettoso in toto. La questione è che giustamente voi sollevate come questa pazienza sia giunta al termine e giusto anche legittimamente, direi, Davide, no? Noi in questo periodo abbiamo lavorato, abbiamo portato proprio il nostro senso di responsabilità per continuare a garantire i servizi che non sono mai interrotti, no? Sia per i cittadini che per gli enti che ce l'hanno commissionati, sia abbiamo sempre cercato di corrispondere lo stipendio ai soci, quindi in realtà il lavoro che abbiamo fatto era questo. E adesso non siamo arrivati veramente a un punto in cui abbiamo bisogno una risposta alla domanda fino a quando, perché questa mancanza di liquidità non riusciamo neanche a progettare. Noi abbiamo 35 anni, siamo ancora vivi perché ci siamo sempre un po' messi in gioco, abbiamo cercato di progettare e trovare una soluzione per le esigenze che c'erano proprio sul territorio. In questo momento non abbiamo i fondi per metterci in gioco e progettare nuovi servizi, quindi ci chiediamo fino a quando. Certo, è un problema assolutamente serio. Passiamo anche da Emanuela Cibabene, Startal. Nell'incontro a Palazzo Monferrato si è tolta il cappotto, grintosa, anche con carattere, anche perché Emanuela, insomma, racconta una storia che doveva essere un'altra, con un altro epilogo, cioè dare lavoro, dare occupazione. Paradossalmente invece la situazione che devi raccontare è diametralmente opposta, Emanuela, vero? Esatto, esattamente. Vabbè, saluto tutti i radioascoltatori che stanno prestando attenzione alle cooperative in questo momento e mi preme anche chiedere ma sempre maggiore attenzione sulle cooperative, perché effettivamente il tema, come ha già riportato anche Paolo Stocchi, è veramente delicato, forse più che delicato ormai siamo nel drammatico, stiamo scadendo nel drammatico purtroppo. La cooperativa Startal è nata da, diciamo, un'ambizione imprenditoriale che poi si è concretizzata e sappiamo quanto è difficile per i giovani ritagliarsi il lavoro e soprattutto il lavoro in un settore come quello della cultura, che già ho sottolineato durante l'assemblea. La cultura di solito viene sempre un po' semplificata come ambito, noi ci occupiamo di gestione di mostre, musei, turismo, anche appunto servizio di traduzioni, hostess, comunque siamo diciamo multitasking in quello che riguarda il nostro ambito di competenza e professionalità, perché mi preme anche qui sottolineare, anche per dare un attimo quello che è giusto a tutti i soci e ai dipendenti di Startal, la professionalità è intesa come preparazione oltre che scolastica, poi anche relativa a quello che è la formazione di corsi, master, eccetera, quindi tutto quello che di solito anche le aziende che non sono cooperative ambiscono per quello che riguarda il loro team lavorativo.
Dicevo appunto che noi siamo nati da un'ambizione imprenditoriale che fortunatamente si è concretizzata, nel senso che giovani donne che cercavano già da tempo, dopo gli studi universitari, di lavorare nella cultura, avevano difficoltà e hanno avuto difficoltà con altre imprese e hanno deciso di fare da sole, da sé. Ce l'hanno fatta, nel senso che lo start-up è stato un bando europeo del Fondo Sociale Europeo che non ci ha fornito finanziamenti ma corsi per la preparazione imprenditoriale sulla cooperazione sociale di tipo B, perché questo territorio in particolare, pur avendo delle eccellenze comunque dal punto di vista di tempo della cooperazione e anche poi tipo di cooperazione sana, bella, eccetera, aveva comunque un gap, un buco in questo senso, cioè bisognava incrementare, secondo quello che erano probabilmente gli osservatori europei, l'incremento appunto di questo tipo di imprese sul territorio. Così è stato fatto, è stato dato anche spazio a quello che era le pari opportunità con un CDA tutto di donne sotto i 35 anni, ormai quando ci siamo costituite forse 30 anni. Quindi tutto quello che adesso tra l'altro viene un po' sbandierato da parte dei tecnici, ovvero favorire quello che è l'impresa giovane, dare lo spazio ai giovani, dare lo spazio a determinati tipi di imprese, cos'è? Non vale più, qui non funziona così, cioè le regole sono a senso unico solo in certi posti per certe imprese, cioè sembra una contraddizione in essere continua, un paradosso che diventa sempre ogni giorno più enorme e anche più enigmatico, perché a questo punto non si capisce cosa uno debba veramente fare, ma non solo su quello che riguarda il sfangare ogni giorno, perché è difficile comunque poter avere una garanzia su quello che sarà lo stipendio o la parte di stipendio del mese successivo, ma anche proprio pensare di continuare ad andare avanti come impresa, perché con condizioni come si sono create qui ad Alessandria è difficile proprio pensare di continuare a lungo tempo, a lungo termine. Ecco Emanuele, raccontiamo anche che cosa vuol dire, sì, no, avere queste difficoltà, cioè tu hai anche spiegato, sì, come voi fate fatica a ricevere gli stipendi, a darvi gli stipendi, sì, poi fondamentalmente, quindi in questo momento vivete di acconti, ma poi ci sono famiglie che devono provvedere al mutuo. E cassa integrazione, sì, quindi raccontiamo questo, perché sì, almeno anche qui i cittadini capiscono cosa vuol dire affrontare un dramma di questo genere, che poi sarà anche il dramma di molti altri cittadini di Alessandria, non certo, solo. Certo, sì, nel senso che, facendola molto breve come storia, siamo partite molto, come dicevi anche tu, siamo partite molto bene, nel senso che avendo comunque come finalità di questo progetto, che poi è diventato un lavoro a tutti gli effetti, perché dopo la fase di start-up si cammina con le proprie gambe, siamo riusciti a dare lavoro a 35 persone su Alessandria. Addirittura siamo state anche premiate nel 2009, mi pare, dalla provincia di Alessandria come impresa che ha dato più lavoro, tra le imprese che ha dato più lavoro sulla provincia di Alessandria. Quindi, partendo molto bene, le occasioni lavorative c'erano, noi abbiamo sempre svolto quello che come servizio che dovevamo fare con professionalità, con puntualità, eccetera, abbiamo sempre corrisposto quello che erano gli stipendi. Tra l'altro mi preme sottolineare che le persone che lavorano per Startal non sono volontari o comunque hanno dei contratti atipici, sono persone che sono state inquadrate a tempo indeterminato con dei contratti part time o full time. Ecco, questo sfata anche un altro concetto che si ha nei confronti delle cooperative, sì, cioè in realtà in cui il lavoro è complicato, in cui il lavoro non è propriamente in regola, esatto, in realtà questo smentisce tutto. Non è così. E quindi per forza, ma venendoci a mancare quello che erano le occasioni lavorative dapprima su Alessandria, sul territorio di Alessandria, e poi appunto andando incontro a tutto quello che possono essere i problemi comuni delle cooperative,
l'aumento appunto fiscali, quello che può essere il costo del lavoro continuamente in aumento, con però la contropartita che non c'era, perché il prezzo iniziale magari di un affidamento o di un appalto doveva rimanere quello per continuare a lavorare, per forza ci ha portato al default, quasi, nel senso che a questo punto abbiamo dovuto per forza applicare il regime di cassa integrazione o comunque rispettare quello che possono essere determinate cose, tipo il mio stipendio che va avanti magari ad acconti a volte, quindi io stessa mi sacrifico perché anch'io sono un socio lavoratore e non rappresento quello che può essere il vicepresidente di una cooperativa che si prende il suo stipendio milionario e poi logicamente fa magari, logicamente no, nel senso c'è un po' questo concetto di dire che appunto poi in realtà a subire sono i dipendenti o altri. Allora, diverso, sì, andiamo ancora su questo argomento, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo per affrontare proprio la questione delle responsabilità che voi avete rimarcato nell'incontro a Palazzo Monferrato e che sicuramente sottolineerete ancora nei prossimi appuntamenti. Ritorniamo prima della pausa del GR con un'altra considerazione, una considerazione che facciamo insieme a Paolo Stocchi. Allora Paolo, abbiamo parlato dell'anomalia delle cooperative in questo senso, che anche chi è ai vertici di queste realtà paga in prima persona, quindi è uguale agli altri, che poi questo è anche il principio delle cooperative che conosciamo bene. La questione è questa, ci sono dei dirigenti, chiamiamoli così, delle cooperative che si espongono in prima persona. Adesso è legittimo che però le cooperative chiedano invece responsabilità da parte di chi sta mancando in questo momento, no? Questo è quello che domandate ai politici, poi ai dirigenti degli enti pubblici sostanzialmente, giusto? Giusto. Anomalia, diciamo che sarebbe anche giusto. Sarebbe giustissimo, in questo momento è un'anomalia però, purtroppo, in Italia. Appunto. Ma diciamo che il momento è tale per cui il senso di responsabilità è da applicare in senso trasversale. Stamattina come Confcooperative Lega Coop mi sembra che sia stato ampiamente ribadito. La situazione è tale per cui non c'è che qualcuno che tenda a rivendicare dalla parte di una barricata a un altro qualcosa, no? un diritto in qualche modo non ottemperato, o meglio, i diritti in questo caso mi sembra evidente, ma stiamo parlando da un punto di vista commerciale, delle fatture non pagate, sicuramente da qualche parte non ci rendiamo conto però come cooperative, anche perché le cooperative sono sempre state abbastanza vicine come vita all'ente pubblico, molte cooperative sono cooperative di tipo A, quindi che gestiscono servizi in partnership con l'ente pubblico, che il momento è particolare. Però chiediamo un tavolo intorno al quale poter ragionare insieme. Cioè non crediamo che la situazione possa essere gestita a livello individuale da parte dell'ente. Non si tratta di l'ente non è un'azienda che deve salvare se stessa. L'ente rappresenta cittadini. A maggior ragione le cooperative che rappresentano altrettanto cittadini, lavoratori. Cioè, paradossalmente, appunto, rappresentano lavoratori e poi utenti dei servizi che erogano quei lavoratori. Ecco, a questo punto la soluzione o la si trova insieme o difficilmente la si trova. Alla fine un taglio rispetto a determinate spese costituirà una perdita per il territorio, quindi l'ente pubblico non salva se stesso, questo è un po' un problema, è un dibattito che questo a livello nazionale viene abbastanza discusso rispetto ai tagli del governo tecnico, cioè i tagli del governo tecnico hanno una funzione se sono condivisi, se sono tagli unilaterali creano unicamente uno scollamento ulteriore tra quello che sono i cittadini e quello che vivono i cittadini e quello che vivono i politici. Questa soluzione, cioè la situazione è tale per cui l'unica soluzione è questa. L'esempio della barca, no, in cui ci troviamo tutti e se qualcuno rema in direzione opposta non ci muoviamo, mi sembra che in questa fase qua sia l'esempio più eloquente. Questa è una barca, qualcuno sosteneva una bagnarola, io vorrei non pensare a questa cosa. Possiamo chiamare la scialuppa, ma ecco. Però dobbiamo decidere in che direzione remare e dobbiamo decidere che quella lì è la direzione di tutti. Allora non si può salvare l'ente senza salvare le imprese, perché salvare le imprese significa salvare i lavoratori.
Salvare il lavoratore significa salvare i cittadini, quindi non aggravare in fase di costi sociali, innanzitutto, che altrimenti ci sarebbe un aggravio di costi sociali, e dall'altra parte sfruttare quelle che sono le risorse di un territorio, no? Il cittadino è sempre stato la risorsa principale, la politica nasce dai cittadini, non è viceversa. Adesso so che in questo momento è difficile intuirlo, ma questo è quanto, no? Stamattina si parlava dell'esperienza delle SOMS nel dopoguerra, dove alla fine, in assenza di servizi prestati dallo Stato, le SOMS si sono organizzate, o meglio, i cittadini si sono organizzati in società operaie per darsi i servizi che lo Stato non dava. Questa è un po' la logica che noi chiediamo di responsabilità agli enti oggi. Siamo tutti corresponsabili di una situazione. Questa situazione va portata in salvo senza vittime, questo è il dato, no? Non facciamo morti, questo diciamo. Chiediamo infatti anche ai cittadini di Alessandria, ai telespettatori, i radiospettatori, no, sono avvezzo, ai radioascoltatori, di mostrare la loro solidarietà in questi prossimi 10 giorni. Ecco, come possono farlo, Paolo? Beh, innanzitutto il presidio è tenuto dalle cooperative in questione e sarà aperto dalle 10 del mattino alle 10 di sera, tutte le sere. Cercheremo di dare vita a degli eventi presso questo presidio, ma chiediamo comunque a tutti i cittadini di avvicinarsi al presidio, non averne paura, no? Perché ogni tanto quando uno vede una manifestazione ha paura chissà che quale problema di ordine sociale. Qui non si parla di problemi di ordine sociale, noi chiediamo alla cittadinanza di prendere contatto con questa realtà, di conoscerla, sostenerla e in qualche modo dimostrare solidarietà verso questa realtà. Se tutti i cittadini si muovono compatti, probabilmente riusciamo a far uscire il problema non solo a livello locale, ma anche a livello più ampio, regionale, nazionale. E a questo punto la soluzione la si troverà insieme, su tutti i livelli, perché poi è vero che le soluzioni, più si stringe il campo, più sono difficili da trovare. Qui il campo va allargato, no? E noi intendiamo essere parte di questo campo largo, come protagonisti. Giustamente, allora torneremo tra pochissimo, anche perché abbiamo messo sul campo diversi argomenti, pubblicità, il nostro GR e poi ancora i nostri ospiti. I pinguini in città, ma non siamo mica al polo. Ad Alessandria apre i pinguini baby parking. Se lavori. Ed eccoci, ritorniamo a parlare del mondo delle cooperative, delle difficoltà che sono costrette a patire ormai da diverso tempo, da diversi mesi, da quasi 2 anni. Abbiamo già affrontato l'argomento e gli argomenti, anzi, con i nostri ospiti quest'oggi in studio. Ricordo ancora Paolo Stocchi, vicepresidente Confcooperative Provinciale, Davide Truffa, Cooperativa Sociale del Lavoro e Liberazione, ed Emanuela Civabene di Startal. Io a questo punto però andrei da Davide per capire un pochino qual è la reazione, secondo te Davide, della città rispetto a quello che sta patendo, al dissesto, alle difficoltà, all'allarme che voi avete denunciato, che state denunciando in questi giorni, in questi momenti. Occorre compattezza per cercare di uscire tutti assieme, quindi di remare tutti dalla stessa parte, come diceva Paolo, poi fondamentalmente. Però i cittadini, Alessandria come reagisce, secondo te? Alessandria... Lo vedremo, avremo la risposta stasera, la risposta con la partecipazione alla fiaccolata. L'idea che ci siamo fatti è che Alessandria non è una città solita a scendere in piazza o a manifestare, è sempre difficile far scendere l'alessandrino e farlo un po' indignare per quello che gli sta succedendo. E secondo me è importante che tutti quanti capiscano che nessuno è escluso, questa situazione non riguarda solo le cooperative, il presidio che c'è in piazza non riguarda assolutamente solo le cooperative e la fiaccolata non è solo per le cooperative e i suoi lavoratori, riguarda veramente tutti, un po' per denunciare, portare l'attenzione e condividere le nostre situazioni, portare l'attenzione di tutti qual è la situazione drammatica che stiamo vivendo. E quindi la fiaccolata come tipo di manifestazione secondo me è veramente più vicina a tutti, non è scendere in piazza e manifestare in modo più o meno forte o sentito, è una partecipazione, è quello che è importante, quindi quello che chiediamo è stasera alle 8:30
davanti al presidio partirà appunto la fiaccolata. Quindi chiediamo che veramente tutti gli alessandrini partecipino. Noi ricordiamo anche che racconteremo in diretta questo evento, quindi seguiteci dalle 20.30 circa anche attraverso il nostro sito con fotografie e video. Emanuela, raccontiamo però le cooperative, perché io ti coinvolgerei su questo argomento che è un po' lasciato perplessi molti, cioè questo atteggiamento per esempio dell'attuale amministrazione che comunque si sta impegnando per combattere il dissesto, insomma conosciamo tutti quanti la storia. Il passaggio, per esempio, però, dell'assessore Puleio rispetto alla realtà creata ad hoc per gestire i servizi educativi. Ha deciso di creare questo complesso anziché affidarsi alle cooperative. Come l'avete presa questa decisione? Ma veramente più che da crescere insieme, che è una scelta attuale, noi abbiamo risentito di un passaggio precedente. Noi gestivamo i musei civici, tutto quello che era l'aspetto turistico e anche in parte sulla didattica alessandrina, quindi comunque un ruolo di coinvolgimento importante. A livello proprio anche sia di culturale ma anche proprio di intrattenimento e anche tutto quello che poteva essere rivolto come occasione lavorativa anche ai nostri soci che si impegnavano anche con le scuole, con i bambini eccetera. Ora, dal 2010 non gestiamo più questo tipo di servizio perché il comune precedente amministrazione ha deciso di affidare una partecipata. Scelta per quanto ci riguarda illegittima, ma questo è stato decretato dal TAR, da una sentenza del TAR, quindi non parlo di cose assolutamente campate per aria o opinioni mie. Anche perché si è visto poi il risultato, e sono stati addotti dei motivi di tipo economico quando poi sappiamo benissimo che c'è stato un dissesto. Quindi mi sembra comunque che la scelta non sia stata così brillante, poi non entro nel merito di quello che può essere il tipo di servizio svolto. Ecco, voi gestivate anche Marengo, tra l'altro, esatto, no? Esattamente. Servizio che è venuto meno a inizio settembre. Ad agosto ci è stato comunicato con pochissimo preavviso, proprio di giorni, che l'affidamento, perché le cooperative sociali ricordo che hanno la possibilità di ottenere affidamenti dagli enti pubblici in modo del tutto regolare, legittimo, entro una soglia stabilita dalla Comunità Europea, se rientra in determinati parametri, logicamente, anche di tipo di qualità di servizio, di progettualità, quindi niente per scontato da questo punto di vista. Abbiamo gestito dall'apertura della sede del Marengo Museum del 2009, cioè dopo la ristrutturazione e l'ampliamento anche della sede espositiva, fino al 2012, e poi diciamo che è terminato il nostro servizio improvvisamente. Questo ha creato ulteriori problemi perché logicamente, come dicevo prima, è un po' oltre il danno alla beffa, si creano posti di lavoro per un certo fine sul territorio, si amplia comunque un discorso legato comunque all'impresa sociale, poi tutto ad un tratto per motivi economici non va più bene. Ora, le responsabilità credo che non siano le nostre da questo punto di vista, ma sia di chi ha fatto delle scelte sbagliate a livello economico, politico, di valutazione, per arrivare poi a questo ulteriore dissesto, che è un dissesto anche etico, morale, oltre che appunto lavorativo, eccetera, eccetera, come è stato detto finora. E, diciamo che non crea niente di positivo tutto ciò, assolutamente. Tra l'altro adesso il Marengo Museum è chiuso, e non c'è più un'offerta sul territorio. Ecco, Emanuela, faccio una precisazione perché il Marengo Museum è chiuso perché solitamente è prevista il lavoro, sì, sono però quindi le scelte non sono state ancora preventivate. Assolutamente, certo, merito, questo sì, da sì. Dire, quindi mi sembra che su certe cose la progettualità dovrebbe essere almeno quantomeno anticipata, ma non si sa nulla al momento. Breve pausa, pubblicità, e poi affrontiamo un altro argomento che è quello di carattere nazionale relativo all'IVA, un altro problema grossissimo. Per parlare delle cooperative, lo stiamo facendo dalle 12.35 di questa mattina. Io ricordo che ci sarà un presidio davanti alla prefettura per raccontare le difficoltà che vivono queste realtà, e lo fanno anche da diverso tempo. Noi affrontiamo un altro argomento perché abbiamo già parlato degli enti locali, quindi delle realtà comunali e provinciali. Diamo uno sguardo un pochino più ampio e andiamo al governo, perché Paolo Stocchi abbiamo un problema serio, anzi le cooperative hanno un problema serio
quest'IVA, questo aumento dell'IVA, che avrà delle ripercussioni serissime sul vostro lavoro, vero? Ma, diciamo, potrebbe l'aumento avere. Sì, è vero, assolutamente, ma è un'ulteriore situazione che va a pesare sulla vita delle cooperative. L'aumento dell'IVA in questo caso dei servizi sociali dal 4% al 10-11%, quello che sarà, di fatto è un qualcosa che si ripercuterà per la maggior parte sull'ente pubblico, perché la maggior parte dei servizi sono fatturati all'ente pubblico, quindi è uno Stato che tassa se stesso, e già qui abbiamo un po' un livello di paradosso. Però stiamo parlando di un settore, quello della cooperazione, in questo caso anche della cooperazione sociali di tipo A, quindi di servizi, che già in questi ultimi anni ha avuto un aggravio di costi notevole. Abbiamo avuto l'aumento contrattuale, che uno dice ovviamente è di legge, in una situazione però che non è di legge, nel senso che molti enti pubblici non hanno riconosciuto l'aumento contrattuale in termini di compenso alle cooperative, ma addirittura gli enti pubblici non hanno neanche riconosciuto l'aumento Istat, che è di legge. Ma questo perché? Non possiamo fare una colpa all'ente pubblico. L'ente pubblico di fatto oggi si trova con una drastica riduzione delle risorse trasferite. La spending review ha fatto di fatto un taglio orizzontale sugli enti locali, quindi noi andiamo a un margine esiguo che era già destinato in qualche modo all'assistenza, no? Stamattina si ricordava quanto sia incredibile, no? Il livello di sperequazione tra i servizi sanitari e i servizi socioassistenziali, quando il socioassistenziale è sempre stato di natura il servizio che contribuiva a ridurre i costi sanitari. Quindi di fatto aver tagliato i costi sui servizi sociali ha semplicemente provocato un'esplosione da un punto di vista dei costi sanitari. In questa situazione, già quindi stiamo parlando di risorse veramente molto limitate, andiamo ad aggravare ulteriormente la situazione aumentando una tassazione IVA, che in questo caso ovviamente poi ricadrà anche questa sugli enti locali, quindi voglio dire, una manovra per a dir poco inconcepibile. Poi è vero che una parte dei servizi sono risolvolti anche ai privati, però se dobbiamo dirla sull'esempio della barca di prima, è il caso di andare a ulteriormente aggravare un peso sulle famiglie, quando i servizi poi di tipo socioassistenziale portati alle famiglie sono portati in situazioni già di debolezza del tessuto familiare, no? Quindi stiamo parlando servizio di badanza per gli anziani, stiamo parlando di servizi di supporto per i disabili e così via. Quindi andiamo di nuovo a far pesare un costo su chi in questo momento sta sopperendo la maggior parte del costo in termini di contribuzione allo Stato. Quindi questo lo scenario è lo scenario che è nell'immediato futuro, che potrebbe essere nell'immediato futuro. Io provo a immaginare però con gli altri miei due ospiti qual è il futuro che immagino loro per le loro realtà, oltre che per le loro famiglie. Davide, cominciamo da te. Tu come lo vedi il tuo futuro? Veramente buio. Come dicevo prima, non riusciamo a progettare, non riusciamo bene a immaginarlo. Ci ritroviamo con anche noi 12 persone in cassa integrazione, in alcuni molti servizi, anche altre cooperative hanno i servizi in scadenza probabilmente il 31-12, e senza nessuna notizia, anzi probabili notizie di fine del servizio, e quindi ulteriori persone che non avranno problemi occupazionali. Non sappiamo se riusciremo a attivare ammortizzatori sociali o meno, perché è da concordare. Quindi veramente buio, non riusciamo, io non riesco a immaginarmelo. Sono in questa fase, come dicevo stamattina, noi siamo in apnea, perché continuiamo a pagare e tratteniamo il fiato, paghiamo i stipendi ai lavoratori e i contributi a tutti i soci, di tutti i soci, ma non ci arrivano soldi, o almeno non ci arrivano quei pagamenti importanti che aspettiamo da tanto, da oltre un anno e mezzo. Parliamo per le cooperative, la cifra la nostra per esempio è 800.000 euro che aspettiamo da comune municipalizzate.
Quindi è una situazione complicatissima, sì, che immagino condivida anche Emanuela, giusto? Assolutamente, sì, sì, come giustamente ha detto Paolo Stocchi, noi siamo tutti sulla stessa barca e l'intenzione nostra, anzi i fatti dimostrano che noi abbiamo intenzione di continuare a remare verso la stessa meta. E anche se è difficile capire quale sarà la meta, se c'è una spiaggia sicura, un porto sicuro da qualche parte, perché anche per noi è pur vero, parlando sempre per luoghi comuni, poi alla fine sono quelli che rimangono anche più chiari nella mente di chi ci ascolta, è difficile comunque essere bravi marinai quando c'è il mare calmo, però allo stesso tempo la tempesta prima o poi deve finire, altrimenti che fine si fa? Cioè, è sconfortante. Io quello che vedo di Alessandria è che veramente dal punto di vista di quello che possono essere le occasioni culturali, che sono la base di una civiltà, basta leggere i libri di storia e fare un attimo il punto su quello che sono i fondamenti di una civiltà basilare. Siamo in una città dove non c'è un teatro, dove le occasioni culturali sono veramente ridotte al minimo, soprattutto in questo momento, e non c'è da questo punto di vista una pulsione. Ma noi ci è stato chiesto sempre di progettare, ma poi se non vengono accolti, addirittura non vengono poi pagati i progetti, come facciamo anche noi ad andare avanti? Le buone intenzioni ci sono tutte. Si è creato un po' veramente, oltre al danno, la beffa. Ci si chiede di essere imprenditori, di progettare, di essere presenti, di essere professionali, di fare da banca, di portare avanti determinati discorsi. In più siamo cooperativa e questo non voglio assolutamente lasciarlo da parte, anzi deve emergere come primo punto. Cioè, siamo cooperativa sociale di tipo B, ovvero abbiamo anche un ruolo importante nel senso civico, perché comunque noi diamo lavoro, attraverso il lavoro diamo diritto di cittadinanza pieno a persone che hanno uno svantaggio, che sarebbero a carico dei servizi sociali molto probabilmente se non fossero all'interno della nostra cooperativa. Ma allora a quelle persone cosa gli si fa? Gli si fa un contratto a tempo indeterminato, gli si fa magari creare addirittura una famiglia, perché molte hanno creato anche una famiglia, cosa che poteva essere all'inizio impossibile per le loro condizioni, gli si dà una professionalità e poi si riducono in cassa integrazione a casa. Cioè, mi sembra anche questo l'ennesimo enorme, incredibile paradosso. Diamo anche qualche numero, che è quello che abbiamo desunto dal manifesto che era fisso a Palazzo Monferrato, fino a quando era l'interrogativo dicevamo 16 cooperative e 1000 lavoratori a rischio, in realtà ce ne sono qualcuno in più, per 8 milioni di euro di crediti verso gli enti locali. Paolo Stocchi, io farei concludere a te, il discorso che abbiamo intavolato fino a questo momento però dimostra ancora una volta come sia importante una grande compattezza per affrontare i problemi insieme delle cooperative e anche cercare di avere delle risposte che fino a questo momento non sono arrivate, correggimi se sbaglio. No, le risposte non sono arrivate, evidente, perché altrimenti non saremmo qua in questo momento a fare una denuncia pubblica. Cosa si può chiedere? Sì, la ricetta che noi proponiamo è sicuramente quella della coesione sociale, sapendo che appunto non portiamo un'istanza nostra, ma stiamo portando un'istanza collettiva, e questo deve essere molto chiaro. È in questo che chiediamo il coinvolgimento della cittadinanza. Non crediamo che questo sia un problema che riguarda un comparto, crediamo che questo sia un problema che riguarda tutti i cittadini di Alessandria e della provincia. In questo momento le risposte sicuramente le attendiamo anche da chi sta governando, ma crediamo altrettanto fondamentale la partecipazione di tutti i cittadini a questo tipo di problema. Teniamo presente che le cooperative hanno come principale interlocutore il cittadino, e questo è un dato. Le cooperative gestiscono anche servizi sul privato, quindi si rivolgono anche al privato, si rivolgono al privato con professionalità. Molto spesso questo non viene riconosciuto, anzi purtroppo si portano dietro anche lo stigma di essere cooperative, no? Che per tanto tempo ha significato lavoro di bassa qualità o lavoro scarsamente remunerato. Ecco, oggi non siamo più questo,
i numeri a livello nazionale lo dimostrano ampiamente, a livello cittadino sia una realtà importante. Crediamo che il coinvolgimento, ma anche degli altri comparti produttivi dei nostri riguardi, sia strategico. Diciamo strategico in quanto il problema, in qualche modo, dell'impoverimento del territorio è un problema che poi riguarda tutti i comparti produttivi. Quindi il problema degli ammortizzatori sociali è un problema che riguarda tutti. Avere uno strumento come la cooperazione, che su questi problemi ci lavora da anni, è diventato competente, professionale, può essere una risorsa per tutti. Quindi noi chiediamo a tutti un coinvolgimento, in particolare alle istituzioni, ma chiediamo anche a tutti gli altri comparti produttivi di essere solidari, in qualche modo attenti e partecipare alle nostre richieste. Ecco, questo messaggio che lanciamo da qui, da Radio Gold. Io intanto faccio notare che ci sono diversi lavoratori che ci ascoltano delle cooperative, anche perché ci sottopongono attenzione a un altro problema, ne abbiamo parlato in questi minuti, ci potrebbe essere un'emergenza sociale di minori, disabili e anziani non più seguiti nelle loro necessità dai servizi al cittadino garantiti fino ad oggi, che è un po' quello che ci siamo detti fino a questo istante. Però questo serve anche a chiudere questo spazio di approfondimento, non sarà l'ultimo, perché continueremo a seguire gli sviluppi delle cooperative, ricordando questo presidio che durerà per 10 giorni proprio davanti alla prefettura per raccontare tutte queste storie. Io ringrazio a questo punto Paolo Stocchi, Davide Truffa, Emanuela Cibabene, buon lavoro, sperando che il lavoro continui ad esserci per voi naturalmente. Grazie ancora, pubblicità e poi il nostro GR.